Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Qual è il vostro segno oggi? È una giornata favolosa o no? Guarda il video per sapere. Oggi è giovedì 17 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Toro. Segno fortunato. Bel colpo. Di fulmine o di fortuna. Bel colpo di fulmine o di fortuna, garantito dal trigono Luna-Urano, mentre Giove e Venere, entrambi in sestile, aggiungono una nota più dolce al sapore frizzante della giornata. Tutte le carte in regola per predisporsi al bacio della fortuna, magari vincerete un semplice gratta e vinci, oppure farete un incontro interessante o ancora si presenterà un'opportunità che vi farà respirare di sollievo. Supporto affettuoso da parte di parenti e amici, che prendono immancabilmente le vostre parti, garantendovi affetto, fiducia e una comprensione praticamente illimitata. Tutti, insomma, vi apprezzano e vi vogliono bene, condividendo obiettivi e ideali, perciò se di tanto in tanto vi innervosite è solo perché bevete troppo caffè. Nel rapporto di coppia è in atto una trasformazione, un cambiamento. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione e del vostro buon senso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune coppie potrebbero separarsi di comune accordo disfacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Contatti gioiosi con cugini o vicini di casa. Una proposta intrigante. Energia. Vitalità. Novità economiche. Farai un sogno strano. Perché non siete capaci di mantenere un segreto? Decidetevi per il silenzio se non volete cacciarvi nei guai. Molti inviti all'ultimo minuto per la serata di domani. Organizzati. Potresti ricevere proposte interessanti nel primo pomeriggio. Non perdete tempo con cose frivole e prive di finalità, siate concreti oggi in tutto quello che fate. Portate avanti progetti e idee ben impostati. In amore fatevi valere ma non dimenticate che di fronte avete una persona con le sue debolezze e i suoi pregi. Oggi le storie clandestine o extra potrebbero prendere una piaga particolare, non siate gelosi e frettolosi soprattutto. Ricordate che la fretta è cattiva consigliera. Eccellenti rapporti con i parenti. Sii sincero. Attento ai pettegolezzi. Sarai attivo, bravo e anche discretamente fortunato in serata. Giove e Mercurio oggi potrebbero dare alla vostra giornata una svolta decisiva, buone opportunità sia in campo lavorativo che nello studio. Cogliete al volo le occasioni che vi si presenteranno e prendete tutto con un sorriso. Se amate segretamente qualcuno cercate di fare in modo che lo sappiano in pochi se non nessuno. Non siete circondati proprio da persone che stanno dalla vostra parte. Gli amori segreti tendono a ristagnare nella routine. Bene gli amori clandestini nati da poco. Fate attenzione solo a fare le cose in modo che non sia svelato il vostro segreto. In amore qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri. Forse qualcuno è geloso di voi, dei vostri successi e del vostro comportamento nei confronti della vita. Potrete capire cosa non va nei rapporti di lavoro, e come rimediare. Continuare in questo modo potrebbe rivelarsi deleterio per i rapporti sociali e lavorativi. Oggi una persona vi colpirà molto per l'intensità con cui vi parla e per l'intensità delle sue parole. La luna ospitata in Vergine vi aiuta a gestire il vostro menage di famiglia in modo sportivo e disinvolto. La chiave di volta che risolve ogni dubbio è nell'operare uno scatto evolutivo nel campo dei rapporti familiari e filiali, che, forse oggi, vi stanno dando qualche pensiero. Un dialogo aperto e sereno con un amico di vecchia data vi aiuta a trovare la soluzione che si rivela più a portata di mano di quanto sembrasse. In serata vi riunite a compagnie di conoscenti di vecchia data e in cui vi scoprite grandi animatori e intrattenitori. Bene l'amore per chi ha una relazione stabile, mentre i nuovi amori devono fare attenzione perché non tutto procede per il verso giusto. Bisogna prima conoscersi a fondo per capire se è una storia che può avere futuro. Capitolo lavoro, vorreste maggiore libertà e autonomia. Cari Toro, attenzione all'amore perché anche le relazioni più solide potrebbero essere messe in discussione.
Sul lavoro avete voglia di maggiore libertà, ma per averla dovrete aspettare ancora un po'. Avete, ogni giorno, qualcosa su cui poter concentrare la vostra attenzione e questo vi tiene lontano dai brutti pensieri, oppure da quelli che vi fanno salire un po' di ansia. È un ottimo modo di reagire, anche perché potreste rendervi conto, man mano, di riuscire a controllare le vostre paure, ma anche che esse potrebbero non rivelarsi così reali. Luna rassicurante in segno di terra, in trigono al vostro, già abitato da Urano l'imprevedibile. Dalla vostra parte Plutone in Capricorno, ma il pezzo forte è l'apporto del grande Giove in sestile, il primo volitivo ed efficiente, il secondo saggio e diplomatico, col loro aiuto trionferete in ogni prova. Amore ed Eros, cotta stratosferica e così contro le vostre dichiarazioni coram populi, vi trovate imbavagliate e felici, per essere perfetti vi manca solo l'anello al naso. Impossibile ribellarsi. Quando Cupido vi infilza il cuore con la sua freccia perdete il cervello e la testa vi gira come una trottola. Cercate di rinforzare il vostro rapporto. Lasciate perdere tutto ciò che vi circonda, iniziando dalle persone troppo invadenti nella vostra vita, per dedicarvi totalmente al partner. L'amore prima di tutto. Saturno è imbronciato se siete nati nella seconda decade. Una fase non proprio al top con la persona che avete accanto vi porta a trovare distrazioni altrove. Plutone e Nettuno, in splendido aspetto, vi donano conferme del vostro fascino e dalla capacità di sedurre, ma questo non vi basta. Sentite invece il bisogno di trovare una via di dialogo che vi riporti completamente la luce della concordia con la persona amata, senza alcuna ombra. Lavoro e denaro, confusione. Succede sempre quando si ha troppo da fare e nessuna voglia di mettersi all'opera. Nonostante un prestito rilasciato a un amico i vostri conti veleggiano sempre al di sopra della linea rossa. Buona idea investire in mattone, ma occhio alle fregature, prima di impegnarvi chiedete la consulenza di un amico con le mani in pasta. Siate ordinati e programmate con l'aiuto della tecnologia per non farvi sfuggire impegni o scadenze. Andare di fretta potrebbe rivelarsi controproducente. Non fatevi distrarre da questioni altrui. State ragionando su come poter far fruttare una somma di denaro risparmiata che desiderate investire. L'informazione che ricevete da un testo ad hoc si rivela provvidenziale. Mercurio in Gemelli, se appartenete alla seconda decade, vi sostiene alla grande. Benessere, fisico robusto e mente razionale, dotata di una logica sferzante e l'ostinazione di un carro armato. Tutto al contrario dell'immagine, oggi curatissima con un tocco di originalità che vi sta d'incanto. Sei informato su argomenti come l'agricoltura biologica e cosa fa la tua comunità per sostenere queste cose? Il vostro coinvolgimento e contributo a questo tipo di problemi influisce direttamente sul vostro senso di benessere. Pensaci. Per lei, nervose coi vostri ragazzi che vi fanno vedere i sorci verdi e sembrano fare apposta per creare problemi su problemi. Una sana sculacciata, ecco quello che ci vorrebbe. Per lui, un filo di invidia verso la fortuna di un amico, pensiero fugace di cui vi vergognate subito dopo. Certe meschinità non sono nelle vostre corde. Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.